Presidente, ha fatto un po' il bilancio di questa prima parte di stagione 2018-2019, senz'altro positiva. Sì, senz'altro positiva. Abbiamo tenuto questa conferenza stampa come mi ero ripromesso di fare, cioè durante la stagione faccio sempre 3 conferenze stampa, una a metà stagione. Bilancio estremamente positivo sia in termini di risultati, forse volendo essere pignoli ci mancano dei punti, come ho detto in conferenza stampa, per errori o sviste arbitrali in perfetta buona fede da parte degli arbitri, però ci pesano in termini di punteggio. Ho detto altresì che questi ragazzi meritano tantissimo, sono ragazzi che sudano la maglia, che sono attaccati ai colori giallorossi, credono, hanno anche dei contratti biennali o triennali, quindi nel progetto ci hanno creduto, nel progetto del Catanzaro, diciamo dell'US Catanzaro, così come il progetto della famiglia Noto. E quello che forse il rammarico più che ho magari, ma parlo ora per i giocatori, è quello di non avere uno stadio magari pieno di gente che li incoraggia, che come era una volta il dodicesimo uomo, come è accaduto paradossalmente a Potenza, perché a Potenza pure perdendo 4-0 la tifoseria ancora incoraggiava, era pieno lo stadio, incoraggiava i propri calciatori. Senz'altro la domanda che tutti si fanno in questa particolare fase dell'anno è quella per quanto riguarda il mercato. Lei ha escluso l'interessamento per Di Piazza, che era stato contattato a luglio, a dir la verità, ma ora attualmente l'interesse per Di Piazza non c'è. Arriverà qualche attaccante, arriverà un centrocampista, o il Catanzaro sta bene così? No, il Catanzaro allora come organico in questo momento non ha nessuno in uscita, quindi questo significa già che gli attuali resteranno, sono diciamo titolari tutti quanti per il modo di giocare di Auteri. Stiamo cercando 1/2 elementi che possono dare delle alternative di gioco ad Auteri, che non vanno a sostituire quelle attuali, ma diciamo danno un'alternativa in alcuni momenti della partita, piuttosto che con alcune squadre che, diciamo, avversarie, di dare, diciamo, un modulo diverso. Ancora c'è tempo fino al 30 gennaio, è chiaro che questo calciomercato, se dipendesse da me, lo farei durare una settimana, perché basta e avanza, diciamo, come per portare avanti le trattative. Essendo molto lungo come periodo, è chiaro che si fa il gioco un po' delle parti, qualcuno, sia i procuratori, sia le squadre titolari dei cartellini e dei contratti, per cui, ma ripeto, per noi, diciamo, personalmente sono felicissimo dei ragazzi che abbiamo. Lo dicevo che Bianchimano è un profilo che interessa. Ma Bianchimano è un profilo che interessa, anche se Bianchimano, diciamo, tra virgolette è un giovane, ci sono anche altre alternative a Bianchimano, non è che è solo Bianchimano, insomma Bianchimano è un ragazzo valido che è in una rosa di calciatori, nel suo standard e il suo modo di giocare, insomma. Tenete conto che un ragazzo, mi pare del 96 forse, è del 96, è un under, in quella fascia di età ci sono anche altri profili interessanti, insomma, che stiamo attenzionando. Sarà senz'altro qualche sorpresa conoscendo anche lo giudice del resto? Ma sorpresa, diciamo, può esserci, ma voglio dire, non abbiamo in cantiere di rivoluzionare. Chi rivoluziona la squadra è la società, che deve recuperare punti che ha perso per strada. Insomma, è chiaro che se ben fate, cioè la Juve sta bene, non sta comprando nessuno, perché è giusto così. Il Trapani sta facendo 1-2 innesti, insomma, così il Catania farà 1-2 innesti, non va a rivoluzionare squadre, diciamo, che si stanno comportando bene, insomma. Cioè.